Librando, libri in volo con Dante Cerati. I nostri risparmi sono davvero al sicuro e soprattutto cosa si nasconde dietro agli ultimi crack che hanno coinvolto diversi istituti bancari nazionali? Il giornalista Federico Rampini, corrispondente di Repubblica da New York, nel suo ultimo libro Banche, possiamo ancora fidarci, pubblicato da Mondadori, sceglie di star dalla parte del piccolo risparmiatore e di accompagnarlo, con un linguaggio semplice ed efficace, a scoprire i meandri del sistema bancario italiano, svelando anche alcuni aneddoti personali. Il suo libro si presenta come un vero e proprio manuale e una guida per il lettore, al fine di tutelarlo di fronte ad un sistema così complesso che molto spesso ha portato il risparmiatore a sentirsi ingannato, vittima di titoli insicuri e di obbligazioni travolte nei crack. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Dante Cerati, benvenuti a questa nuova puntata di Librando. Quello delle banche è un argomento molto interessante e di grande attualità e per saperne di più naturalmente ne parliamo con l'autore del libro che ho al telefono. Ciao Federico, benvenuto. Grazie. Banche, possiamo ancora fidarci, è un manuale d'uso per il risparmiatore. Perché oggi più che mai è importante conoscere le pratiche messe in atto dagli istituti di credito? Direi è importante oggi più che mai per due ragioni. La prima generale, che non riguarda solo l'Italia, è che siamo nell'epoca del tasso zero, cioè a partire dalle banche centrali, giù fino ad arrivare all'agenzia sotto casa, gli investimenti non rendono più quasi nulla, il risparmio rende poco o niente, in una fase in cui il risparmio è tanto più prezioso, perché abbiamo anziani a cui vengono tagliate le pensioni, giovani a cui manca il lavoro, oppure se lo trovano è precario, sottopagato, quindi il risparmio diventa veramente la salvezza per intere famiglie. Poi c'è una ragione tipicamente italiana: l'anno scorso in Italia sono fallite delle banche e ancora più di recente la vicenda della Banca Popolare di Vicenza ci insegna che anche quando non falliscono, certe banche di casa nostra possono fare tanto danno e rovinare dei risparmiatori. Federico, nel tuo libro ci illustri diversi esempi pratici. Ci spieghi, ad esempio, che tua madre è stata vittima di un investimento effettuato a sua insaputa. Questa pratica purtroppo è abbastanza diffusa. Com'è possibile e come mai questi comportamenti illeciti vengono difficilmente sanzionati? Ma io cito l'episodio di mia madre, che per la verità non ha avuto un finale tragico, e quindi ci tengo a sottolineare, è abbastanza banale, pur essendo un episodio sgradevole. Ci sono state cose ben più gravi, c'è stato l'anno scorso anche un pensionato che si è tolto la vita perché tutti i suoi risparmi erano andati in fumo. L'aneddoto su mia mamma però mi ha insegnato qualcosa, cioè che c'è tanta faciloneria, approssimazione, mancanza di professionalità e qualche volta proprio leggerezza e scorrettezza. Sulla base di una chiacchierata telefonica sono stati fatti degli investimenti sul suo conto, lei non ha neanche visto un pezzo di carta, e questo accadeva dopo i fallimenti di Banca Etruria, in una fase in cui i bancari dovrebbero essere particolarmente vigilanti sulla correttezza delle procedure. È un problema diffuso, c'è anche tanta mancanza di professionalità, spesso i bancari tra l'altro non capiscono bene neanche loro i titoli che stanno vendendo alla clientela, e questo rende la situazione doppiamente pericolosa. Alcune banche consigliano ai risparmiatori di effettuare investimenti senza rischio. Esistono davvero gli investimenti senza rischio? E come può tutelarsi il consumatore nel caso gli vengano fornite informazioni parziali oppure errate? Dunque, l'investimento senza rischio non esiste. Ci sono delle forme di deposito del risparmio che non rendono nulla, proprio zero, e che sono assicurate in base alla nuova normativa europea fino a 100.000 euro per singolo deposito e singolo correntista. Ma se parliamo di investimento, non di deposito, il rischio c'è sempre, persino teoricamente un titolo di Stato. Ci potrebbe essere un default, una bancarotta di Stato. Nel caso della Grecia è successo, per l'Italia è molto improbabile. Quello a cui bisogna stare attenti però è che i titoli di Stato, che sono i più sicuri in circolazione, rendono davvero pochissimo ormai. Quando le banche propongono dei titoli che offrono o dicono di offrire il doppio, il triplo di un titolo di Stato, gatta ci cova o c'è puzza di bruciato. Insomma, bisogna stare molto guardinghi. In base alle tue ricerche, Federico, i bancari ricevono un premio sulla base di quanti prodotti finanziari riescono a vendere ai clienti?
Questo dipende dalle banche, dipende dal livello nella gerarchia, dal tipo di contratto. In America sì, lo dico perché io vivo in America e in questo libro mi occupo di banche italiane, ma a suo tempo mi sono occupato tanto di quelle americane, che non sono per forza migliori. In America questa logica del ti pago quanto tu mi rendi è abbastanza diffusa, soprattutto ai piani alti, intendiamoci, soprattutto tra i trader cosiddetti, quelli che fanno le operazioni più speculative. E non è detto che sia una logica virtuosa, anzi può spingere verso comportamenti ancora più spericolati. La crisi nel settore finanziario è iniziata nel 2007 e si è diffusa a macchia d'olio l'anno successivo. Negli ultimi anni però ci sono stati nuovi crack anche in Italia. Cosa ci insegnano le vicende Monte dei Paschi, Etruria e Popolare di Vicenza sul sistema bancario italiano? Beh, insegnano che possono finire nei guai anche banche molto molto grosse. Il Monte Paschi è fallito di fatto, la Popolare di Vicenza non è fallita ma ha bruciato risparmi, tanti risparmiatori sono stati rovinati in una delle zone più ricche d'Italia. Stiamo parlando comunque con la Popolare di Vicenza di una delle prime 10 banche del paese, non è una banca piccola, a differenza di quelle che fallirono. Non bisogna affidarsi neanche delle cosiddette autorità di vigilanza. La stessa Banca d'Italia, che è circondata da molta stima, a volte anche troppa, una specie di rispetto reverenziale, nella sua autorità di vigilanza, nell'esercitare questo compito, ha dimostrato manchevolezze. Ci sono anche delle responsabilità sue. Secondo te, Federico, la finanza può essere realmente al servizio dell'economia? Ma intanto la finanza dovrebbe essere più piccola per essere al servizio dell'economia reale. Non dimentichiamoci che nell'ultima età dell'oro che ha conosciuto l'economia italiana, cioè gli anni 60, il grande boom della ricostruzione, quando c'era crescita vera, benessere diffuso, pieno impiego, le banche erano molto più piccole di oggi. Oggi noi siamo arrivati a una tale finanziarizzazione perversa che l'ammontare dei titoli finanziari a livello mondiale vale 9 volte più del prodotto interno lordo, cioè della ricchezza che produciamo. Questo è patologico. Quando la finanza è così grossa non è più al servizio dell'economia reale, la schiaccia, la soffoca. Un'ultima domanda, quali sono le regole che, secondo la tua opinione, dovrebbe seguire il risparmiatore per sentire di avere i propri risparmi al sicuro? Ma dunque, potrei dire cominciare con leggere il mio libro. Comunque, a parte l'autopubblicità, bisogna investire un po' di più del proprio tempo e della propria attenzione alle questioni di economia e di finanza, perché sono cose troppo importanti. Sui soldi non si scherza. Quando uno se li è guadagnati lavorando duramente, quando uno ha messo da parte dei risparmi che devono servire per la vecchiaia o per gli studi dei figli, poi non si può rischiare che un banchiere l'estofante o un bancario incompetente ce li rovinino questi risparmi. E quindi bisogna investire un po' del proprio tempo per documentarsi, e non c'è solo il mio libro in circolazione, ce ne sono altri. Bisogna diffidare dagli investimenti che promettono troppo, perché l'ho detto, sono sospetti quando promettono troppo, e bisogna sempre ricordarsi questa regola di base: quando si entra in un'agenzia bancaria non si entra in un luogo dove ci offrono consigli disinteressati o consigli a nostro vantaggio. La banca guadagna succhiando dai nostri risparmi, quindi qualunque cosa ci dicano di solito è perché c'è un loro tornaconto e dobbiamo essere molto sospettosi. Molto bene, allora per sapere di più di questo intricato mondo consiglio l'ultimo libro di Federico Rampini per Mondadori, Banche, possiamo ancora fidarci. Federico, grazie ancora per essere stato con noi oggi. Grazie.